Cultura, nostro Massimo Zamponi, intervista a casa Menotti, l'industriale Zefferino Monini. Io per 14 anni ho avuto la fortuna di poter vivere in questa casa come assistente personale del maestro Menotti e devo dire che lei ha saputo far rimanere tutto come era un tempo, cioè la stessa atmosfera, lo stesso amore e la stessa voglia di conoscere Giancarlo Menotti. Beh, perché quando le cose sono già belle di loro, uno deve capire che non vanno toccate e che vanno rispettate perché Giancarlo Menotti, oltre a averci dato l'opportunità di approfondire in tanti temi culturali, era sicuramente una persona di grande buon gusto e se uno riesce a capire quanto sono belle le cose che lui semplicemente sapeva mettere a posto, vuol dire che ci ha fatto una buona scuola e quindi noi saremo riconoscenti per sempre a Giancarlo Menotti a quanto ci ha insegnato. Mi permetta, se può, rispondere quanto è stato difficile e quanto ha dovuto lottare per far sì che tutto questo potesse rimanere a Spoleto e a una famiglia spoletina. Beh, non è stata una lotta difficile, è stato solo un impegno preso contro tempo, perché penso che questo posto lo volessero in molti e forse tutti aspettavano che si andasse in seconda battuta di questa asta giudiziaria che c'è stata, ma noi con una volontà ben precisa, non badando in realtà a quanto si potesse risparmiare, capendo l'importanza di questo posto, siamo andati decisi e abbiamo fatto il percorso che si doveva fare per proteggere questo posto da qualsiasi altra proprietà che magari non avrebbe rispettato la storia e la tradizione del posto. Noi ringraziamo la famiglia Monini che ci ha permesso di essere qui oggi, dalla principessa Pignatelli, che la ringraziamo, e naturalmente ringraziamo anche il grande maestro Giancarlo Menotti.